Bentrovati amici telespettatori con questa nuova puntata di Culturalmente Parlando. Ospite di questo appuntamento è il dottor Vitaliano Fulciniti. Noi lo abbiamo conosciuto come direttore del Regional Hub Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto, ma ha avuto tanti ruoli importanti, tra cui ha operato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il dottore Fulciniti ormai è diventato un personaggio molto conosciuto in Calabria, non solo per i libri che ha scritto. Infatti nei suoi libri porta la testimonianza di quello che di quella che era la vita al centro del Hub Sant'Anna, Regional Hub di Sant'Anna, quindi storie vere raccontate per mettere in evidenza anche che cosa significa l'accoglienza. E oggi più che mai, tenendo conto dei continui sbarchi che ci sono sulle coste calabresi, dobbiamo dire l'accoglienza è fondamentale. Dottore Fulciniti, abbiamo fatto tante interviste con lei, anche degli speciali, ma non abbiamo mai fatto una puntata di Culturalmente Parlando. E questa puntata l'ho voluta proprio perché ritengo che bisogna approfondire determinati argomenti. E lei è diventato un po' il testimone di questa nostra terra, testimone di una persona che si è messo al servizio degli altri, soprattutto delle persone che sono arrivate da fuori, facendo capire appunto quanto è necessario l'accoglienza, ma nel rispetto reciproco, perché questo è fondamentale. Allora, dall'accoglienza all'integrazione è uno dei suoi libri, Frammenti di vita, l'umanità al tempo del coronavirus. Due argomenti di grande attualità. Iniziamo dall'accoglienza all'integrazione. Lei racconta appunto delle storie, questo è un libro particolare che in tanti abbiamo letto. Sì, grazie. È sempre un grandissimo piacere, oltre che un onore essere ospite in questa TV. Io mi reputo uno dei pochi fortunati perché ho avuto la possibilità di maturare un'esperienza spettacolare, quella all'interno del Regional Hub Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Io lo definisco sempre un luogo magico perché lì si fondono culture diverse, si fondono sentimenti diversi, però tutti quanti con un unico obiettivo, ovvero quello del benessere di colui il quale soffre. Io sono arrivato al Regional Hub in un momento un po' particolare, il 1 gennaio del 2018, l'esito delle vicende giudiziarie erano ancora molto forti, però a me chiaramente non interessava cosa c'era stato prima, a me interessava semplicemente in quel momento rimboccarmi le maniche e mettermi a disposizione e raggiungere determinati obiettivi. Devo dire che sono stato fortunatissimo, non solo per essere stato lì destinato, lì voluto, quanto per aver trovato dei fantastici collaboratori che dopo il primo momento di naturale diffidenza mi hanno preso sotto braccio e mi hanno accompagnato lungo tutto il percorso dei 14 mesi, insegnandomi che cos'era quel luogo. Perché spesso e volentieri si parla dei centri di accoglienza, ma non si conoscono. Non si conoscono assolutamente. Perché? Perché è un centro governativo, perché giustamente c'è una recinzione, c'è un ingresso che è vincolato all'ottenimento di un pass da parte della prefettura, giustamente, e quindi quello che succede dentro non si conosce. Un'altra mia fortuna è stata quella di trovare una spalla eccezionale nel sistema della comunicazione, che mi ha permesso di far vedere all'esterno quello che facevamo all'interno.
Quello che si faceva all'interno, tante iniziative anche culturali sono state proposte e chiaramente dobbiamo dire che era anche un modo per invitare al rispetto della dignità della persona, perché non è il colore di pelle, perché non è la religione, perché non è la nazionalità. Il rispetto della dignità della persona significa anche imparare a conoscere quelle persone e gli artisti ne sono arrivati tanti e credo che ancora oggi ce ne siano tanti, così come persone laureate che hanno lasciato il proprio paese per il viaggio della speranza e che volevano soltanto iniziare un percorso diverso in Italia o ancora meglio, dobbiamo dire, al nord Europa. Sì, perché purtroppo molte di queste persone arrivano da noi con il chiaro obiettivo di poi spostarsi nel nord Europa, dove hanno già tanti familiari e dove probabilmente hanno una via preferenziale per l'inserimento nel mondo sia di vita del luogo che nel mondo lavorativo. Però noi non abbiamo minimamente badato a questo, perché per noi era importante focalizzare quel momento, far sì che loro riconoscessero quel luogo che, seppur temporaneo, fosse comunque la loro casa. E da lì è nato poi il meraviglioso progetto che abbiamo portato avanti, che abbiamo sviluppato in 14 mesi e che ha dato dei risultati lusinghieri. Perché? Perché ha coinvolto veramente in una magica alchimia prima i miei collaboratori e insieme gli ospiti, e si è creata quella che io volevo si realizzasse, ovvero una grande famiglia. Una grande famiglia, è giusto quello che lei sta dicendo, e soprattutto abbattere il muro della diffidenza, perché la diffidenza è un sentimento che non fa distinzioni e per cui molte volte non ci si chiede come mai queste persone arrivano da così lontano e soprattutto che loro abbandonano la propria terra per le guerre, per tutte quelle situazioni critiche che mette in discussione la loro vita. Allora io sostengo una cosa: nella gestione di queste strutture, purtroppo prima di poter operare perfettamente bisognerebbe un attimino conoscere la storia di alcuni paesi, di alcuni luoghi. Io in questo sono stato fortunato, anche in questo devo dire, perché per motivi del mio precedente lavoro, per ragioni di lavoro, lo scacchiere internazionale un pochettino l'ho studiato. Quindi so bene cosa voglia dire arrivare dall'Afghanistan piuttosto che dalla Nigeria o da altri paesi. Però la cosa importante è che nel momento in cui il soggetto sbarca e arriva in un centro d'accoglienza, quindi arriva sul territorio nazionale, comunque gli venga riservata la massima accortezza, che non si può limitare solo ed esclusivamente a fornirgli il kit igienico piuttosto che il kit vestiario, il kit di primo ingresso. Bisogna andare oltre. Per farlo bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare fianco a fianco a loro. E quindi ecco che si abbattono le barriere. Qualcuno paradossalmente vorrebbe ancora oggi, non lo so, creare dei muri nell'acqua per evitare che questi poveri disgraziati arrivino sulle nostre coste. Ma noi non possiamo dimenticare, e io l'ho detto più volte anche nei tantissimi incontri che ho avuto, soprattutto nelle scuole, innanzitutto l'Italia è una naturale portaerei nel Mediterraneo, noi siamo la porta d'Europa. Premesso che non ci deve essere accoglienza ad occhi chiusi, ma bisogna giustamente regolamentare determinate cose, e ancor di più Crotone. Proprio stamattina, mentre arrivavo qui, ho letto il meraviglioso cartello che c'è all'ingresso sul ponte: benvenuti nella città di Pitagora. Quindi questa città, questo luogo meraviglioso che ha accolto il primo
immigrato importante della storia, e non può non avere un'accoglienza, una politica dell'accoglienza. Lei sta dicendo cose che veramente il suo modo di parlare è quello di farci riflettere, no? Ed io stavo pensando proprio a questo. Quando lei è arrivato ha trovato anche un bel numero di dipendenti, di personale all'interno del CARA, che con il loro lavoro mantenevano le proprie famiglie. E poi è successo che è stata assegnata la gestione alla Croce Rossa, niente da dire con la Croce Rossa, però tante di quelle persone non hanno più avuto il lavoro. E il suo progetto, quello di creare una comunità, una famiglia, metteva insieme la capacità anche di queste persone, spinte dalla voglia di lavorare, insieme al suo impegno per dare l'idea di una città moderna, di una città attenta, di un territorio capace di accogliere e soprattutto di mettersi diciamo, al servizio di chi ha bisogno. Questo è sempre un tasto enormemente dolente per me, perché nel momento in cui è arrivato il nuovo ente gestore, per scelte aziendali, che ahimè io non mi permetto assolutamente di discutere, ma che mi lasciano grandi perplessità, ha deciso, come dico sempre, giustamente di sostituire la dirigenza, ci mancherebbe altro, arriva un nuovo padrone di casa, si porta il proprio direttore, la propria dirigenza. Il problema è che ha mandato via anche i miei 79 collaboratori. E voglio precisare, lo faccio sempre, non erano, come infatti io non parlo mai di dipendenti, io parlo sempre di collaboratori. Io lì li ho trovati, insieme a loro ho lavorato, loro mi hanno insegnato il mestiere, perché guardate, in tanti si improvvisano conoscitori del mondo dell'immigrazione, io sento sempre raccontare, mi sento parlare tanta gente che racconta delle storie, insomma, abbastanza anomale. Quelli sono i veri conoscitori del mondo dell'immigrazione. Quelle famiglie che dignitosamente, attenzione, non lavoravano, ma prestavano la loro opera, perché il lavoratore che nel cuore della notte abbandona il caldo letto di casa sua e scappa sulla spiaggia per prestare soccorso a chi è appena sbarcato, e insomma, secondo me è qualcosa che va oltre quello che è l'impegno riconosciuto dal lavoro. È una missione. Sì, c'è tanto amore, amore per il prossimo. E voglio precisare che lo facevano, con me lo hanno fatto, spesso e volentieri, senza avere delle remunerazioni maggiori. Perché purtroppo i fondi erano quelli. Poi noi eravamo un'amministrazione giudiziaria e dovevamo rigorosamente far quadrare i conti. Lo so, tante volte ne abbiamo parlato, tante volte mi ha espresso anche la sua, come devo dire, la sua sofferenza di fronte ad un sistema che è stato cambiato, ma che è come se avesse messo da parte tutto quello che era stato fatto, no? Il centro di Sant'Anna è sempre stato un punto di riferimento per motivi diversi. E quindi chiaramente tra il positivo e il negativo non bisogna mai far emergere solo il negativo, ma bisogna far emergere in particolar modo il positivo. Il positivo è fatto di semplici piccole azioni che messe insieme danno l'idea di una comunità. E quella è una comunità meravigliosa. È una comunità che è abituata a condividere il quotidiano con chi soffre. Io ho saputo, chiaramente indirettamente, perché non, per questo io sono rimasto innamorato dei miei collaboratori, perché loro operavano in silenzio, senza mai evidenziare quel che di più facevano. Io ho saputo di casi in cui hanno comprato di proprio tasca dell'abbigliamento che serviva a qualcuno,
Ho saputo di un magazziniere, per esempio, che un bel giorno è scappato fuori, senza neanche dirlo a me, non ha chiesto il permesso, ma è scappato perché? Perché avevamo finiti i cicciotti e c'era un bimbo che piangeva perché aveva bisogno del cicciotto. È scappato fuori, è andato a comprarlo, gliel'ha portato, ha risolto il problema. Quindi voglio dire, ora, po po queste possono sembrare delle banalità, però per me pensare oggi queste famiglie che sono rimaste senza lavoro è un grosso dolore, anche perché molti di loro hanno dovuto addirittura chiudere i bagagli, lasciare qui la famiglia e andare a lavorare al nord Italia. Ce ne sono in Veneto, ce ne sono in Emilia, ce ne sono in Lombardia, ce ne sono un po' dappertutto. E io fortunatamente ho mantenuto un ottimo rapporto con tutti loro. Frammenti di vita, l'umanità al tempo del coronavirus, questo è il secondo libro, e Frammenti di vita, che cosa ci racconta in questo libro? Questo libro è una naturale prosecuzione del primo e nasce in pieno lockdown. Grazie al costante rapporto che ho sempre mantenuto con i miei ex collaboratori e con ex ospiti del centro, perché quando tu a uno lo chiami fratello non te ne puoi dimenticare all'indomani che non lo vedi più, ma telefonicamente, tramite messaggi, WhatsApp, viva Dio, abbiamo dei mezzi eccezionali e si resta in contatto. Bene, durante quel periodo io scambiavo messaggi con molti di loro e proprio in quei momenti si rimarcava il grande senso di amore verso gli altri da parte dei miei ex collaboratori, che erano sì dispiaciuti perché avevano perso il lavoro, ma erano ancora più dispiaciuti perché non potevano essere pronti lì nel centro ad aiutare chi aveva bisogno. Quindi in quel momento, cercando anche di come dire, condividere meglio quelle sensazioni, quei sentimenti forti di quei giorni, ho detto, facciamo una cosa, mettiamo a fattor comune questi nostri frammenti odierni con un occhio rivolto al passato, quando eravamo nel centro. Ed è venuto fuori questo secondo libro. Nel primo capitolo ci sono i miei frammenti di vita, nel secondo capitolo si trovano i frammenti di vita dei miei ex collaboratori e di ex ospiti del centro. In tutto questo, devo anche dire che nel libro si sottolinea che non esiste soltanto la sofferenza, ma c'è la speranza e con la speranza il calore di uno sguardo che accarezza dà la rinascita, crea la rinascita. Io questo concetto lo voglio, come dire, esplicitare guardando la copertina che è stata fatta da Monica Rabbia. Monica Rabbia, un'artista del luogo, perché è una pittrice cutrese, una docente di scuola, fra l'altro, che con noi ha sviluppato un meraviglioso progetto, quello dei quadri a quattro mani. E quando ho fatto questo libro ho detto a Monica, Monica, mi fai un bozzetto? E io le ho detto solamente il titolo del libro e lei mi ha fatto questo bozzetto. Cosa rappresenta? Ci sono due figure umane, una figura femminile e una figura maschile. La figura maschile poggia delicatamente una mano sulla spalla della figura femminile che porta la mascherina. E Monica l'ha descritto anche a parole cosa significa questo bozzetto. E l'uomo praticamente rappresenta quello che noi, ahimè, abbiamo sempre definito il terzo mondo, ovvero coloro i quali sono abituati a soffrire. Ebbene, quel mondo in quel momento sta poggiando dolcemente la mano sulla spalla della donna che rappresenta l'Europa, rappresenta l'Italia, sofferente in quel momento. Però nel poggiare quella mano sembra quasi le sussurri all'orecchio, non ti preoccupare, ce la farai anche tu. Quindi questo è il grande messaggio di speranza. Certo, dobbiamo dire. Se io le chiedo chi è Raffaele? Raffaele è il mio meraviglioso giornalista. Raffaele
Raffaele Muraca, era il mio collaboratore che operava all'interno della segreteria e un po' come tutti gli altri, non faceva solo quello che era il suo compito principale, ma ne faceva tanti altri, fra i quali il delicato compito di interloquire costantemente con l'esterno, con i giornali, per trasmettere dei resoconti delle attività che facevamo all'interno. Chiaramente munite anche di fotografie che lui stesso faceva. Quindi era uno dei tanti che arrivava al mattino e magari trovava una sorpresa, un'attività nuova da fare, un paio di occhiali da donare a uno dei nostri fratelli che ne aveva bisogno, o una fascia elastica, o un apparecchio acustico. In questo si sostanzia la vera accoglienza. Io ricordo pure i momenti di condivisione, mi riferisco anche alla piantumazione degli alberi, alle aree che c'erano di giardino da sistemare, e chiaramente là si vedevano tutti insieme, quindi non c'era differenza nel mettere in campo queste azioni, no? Era la voglia di dire: è la nostra casa, è la nostra comunità, abbelliamole, facciamo in modo che, insomma, ci sia anche lì una dignità per tutti noi. Quella del verde è stato il primo progetto che abbiamo reso operativo nell'alveo di quella meravigliosa filosofia che avevamo creato del Cara Casa. Quindi l'acronimo CARA, che prima significava esclusivamente Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, era diventato Cura, Aiuto, Amore, Rispetto. E poi Casa, quel luogo naturale dove si trova tutto questo. E con Rifiorisce il Centro, il primo progetto che abbiamo inaugurato, è stata proprio una vera e propria rinascita. I nostri fratelli si sono dati da fare, hanno curato personalmente quel lembo di terra, ma non è stato solo quello il risultato meraviglioso, quanto innanzitutto un generale, come dire, voler far capire l'importanza della natura e del suo rispetto. Ma di conseguenza, diceva bene prima lei, proprio il rispetto della propria casa, perché da quel momento in poi non si trovavano più le cartacce sparse per il centro. Avevamo un ragazzo, un meraviglioso ospite, che raccattava i piatti di plastica, le bottiglie di plastica, e non capivamo cosa ne volesse fare, finché un bel giorno non si è presentato in direzione e ha portato dei vasi fatti con la plastica, abbelliti con i piatti che lui ritagliava e diventavano dei meravigliosi fiori. E queste sono testimonianze belle che bisogna raccontare, perché così si riesce a far cogliere ai nostri telespettatori, anche perché c'è questa grande attenzione sui suoi libri. Questi frammenti di vita e soprattutto dall'accoglienza all'integrazione, non solo nelle scuole, ma tanti convegni, tanti incontri, proprio perché si sente la voglia di scoprire, attraverso anche la delicatezza di come vengono raccontate queste storie, quello che è il rapporto umano. E oggi, dopo il Covid, ancora di più si sente bisogno di avere dei rapporti umani, perché non possiamo essere solo le persone con la mascherina, oppure che, ecco, ci troviamo sui social, ci troviamo telefonicamente, ma il rapporto diretto è un rapporto importante. Sì, abbiamo bisogno di riappropriarci di quella che era la nostra quotidianità. Io più volte ho pensato a quanto deve essere triste la vita oggi all'interno di un centro. Io ho cessato il mio incarico il 28 febbraio del 2019, dopodiché non sono più entrato all'interno, non ho più saputo cosa succedeva, se non ricevere proprio da quelli che erano gli ospiti dei segnali un pochettino che mi destavano qualche perplessità, perché si parlava di chiusura di laboratori, fine di determinate progettualità, e quindi
quello è stato già un primo momento di grande dolore. Poi è subentrata la pandemia, quindi immaginare la vita all'interno del centro con i volti coperti dalle mascherine. Perché dico questo? Perché durante i 14 mesi che sono stato all'interno del centro, spesso e volentieri incontrare un ospite che magari lo si notava particolarmente distratto perché stava evidentemente rivivendo qualche momento di grande dolore che aveva provato nella sua terra, pur non parlando la sua lingua, bastava un sorriso per vederlo rasserenare. Quindi immaginiamo un volto completamente coperto, sì, gli occhi sono molto espressivi, ma il sorriso serve tanto. Serve. Quindi dobbiamo dire che questa esperienza del Caracas, del Regione Alba Sant'Anna di Isola, è stata un'esperienza che le ha cambiato un po' la vita, o sbaglio? Me l'ha cambiata completamente. Me l'ha cambiata completamente, perché io dico sempre che mi mancava proprio un frammento di vita importante, il rapporto diretto con la sofferenza umana, è quello che cambia la vita, perché quello che si può raccontare, uno ci può credere o meno, però toccarlo con mano, viverlo in prima persona è tutta un'altra cosa. Come amo dire sempre, io nei miei libri non racconto qualcosa che mi è stata raccontata, ma racconto quello che ho vissuto. È un'esperienza bella perché, dobbiamo dire, quando ci si mette a disposizione del prossimo, chiunque esso sia, sicuramente il nostro cuore si apre, no? Ed emerge quella dolcezza che molte volte dimentichiamo probabilmente, quella dolcezza che ti fa vedere l'altro come una persona non solo da aiutare, da rispettare e da amare, da trasmettere anche dell'affetto. E se pensiamo a tutti questi migranti che arrivano un po' dappertutto, sono tutte persone impaurite, spaventate e soprattutto dobbiamo dire che sperano di poter ricominciare la loro vita in un ambiente migliore. La vita all'interno di un centro non solo migliora l'essere umano, quanto aiuta a, l'abbiamo detto prima, ad abbattere le barriere, ma a sfatare anche tanti luoghi comuni. Infatti. La differenza di religione non esiste se le cose vengono affrontate con il giusto equilibrio. Noi all'interno del centro in 14 mesi abbiamo festeggiato tutto quello che c'era da festeggiare, sia feste laiche che religiose. Siamo arrivati al massimo, proprio al culmine della soddisfazione, con il Natale del 2018, quando la comunità pakistana, che è anche superfluo sottolinearlo, non è certo cristiana ma è musulmana, ha regalato nella festa che abbiamo fatto tutti insieme una meravigliosa torta sulla quale c'era scritto Buon Natale dalla comunità pakistana. Allora, quando sento, io lo dico sempre nelle scuole ai ragazzi, ragazzi non prendete per oro colato quello che io dico, però riflettete, quando sentite dire vogliono togliere il crocifisso perché i musulmani gli dà fastidio, non è vero. Io all'interno del centro avevo degli ospiti musulmani che dipingevano, il 90% dei quadri erano volti del Gesù Cristo, quindi non è vero che loro hanno l'avversione. E attenzione, io chiaramente nel dire questo faccio un enorme distinguo con gli esagitati, ma gli esagitati certo, ci sono in tutto il mondo, ce li abbiamo anche noi, quindi certo. non, quello non c'entra. E a maggior ragione, quando vado nelle scuole o comunque quando intervengo in qualche convegno per parlare dei miei libri, io porto dei filmati fatti con le immagini di quei giorni all'interno del centro, perché è vero che io trasmetto una realtà che ho vissuto in prima persona, però faccio vedere le immagini. Che sono la testimonianza.
Infatti. Allora, noi siamo al termine di Culturalmente Parlando, io la ringrazio per la sua presenza, finalmente siamo riusciti a fare questo appuntamento di questa mia trasmissione perché con molta pacatezza, ecco, le dico con sincerità, ascoltarla è sempre un piacere, proprio perché ci ritroviamo di fronte a problemi che riguardano la società di oggi, problemi che vanno risolti appunto con un'apertura mentale e del proprio cuore per dire siamo tutti uguali, non ci sono differenze e quindi dobbiamo muoverci tutti in sinergia. Quindi grazie al dottor Vitaliano Fulciniti per la sua presenza nei nostri studi e grazie a voi amici telespettatori.